Buonasera a tutti nuovamente. Diamo inizio al webinar di questa sera, del quale ci occuperemo io, che sono Alessandra Curtacci, poi la dottoressa Aloisio e la dottoressa Trombatore. Il webinar di questa sera appunto tratterà cibo ed emozioni quando l'alimentazione diventa un problema, il parere dello psicoterapeuta e del nutrizionista. Io mi occuperò della prima parte, quindi quella che riguarda la relazione tra il cibo e appunto le emozioni. Successivamente interverrà la dottoressa Aloisio e infine la dottoressa biologa nutrizionista Lavinia Trombatore. Allora, io ho deciso di iniziare questo webinar definendo un po', innanzitutto informandovi che esiste una reale relazione tra alimentazione ed emozioni. Fondamentalmente il cibo è essenziale per l'organismo, viene utilizzato per sopperire ad un bisogno fisiologico spesso, ma molte volte, molti di noi, utilizzano il cibo come strumento di gestione delle emozioni, per lo più emozioni sgradevoli. Le emozioni sappiamo tutti che hanno un effetto fondamentale, basilare, sui pensieri e sui comportamenti. Quante volte ci è capitato di reagire in maniera impulsiva ad un evento, di reagire ascoltando solo quello che in gergo si dice, quello che sentiamo di pancia, no? E in base a quello poi abbiamo agito un certo comportamento oppure abbiamo sviluppato un certo pensiero. E proprio per questa capacità che hanno le emozioni di guidarci, succede che appunto mangiamo per ragioni emotive, ma molto spesso questo può portare alla creazione di un rapporto conflittuale con il cibo, che a lungo termine, a lungo andare, potrebbe perfino sfociare in disturbi dell'alimentazione. Dei disturbi dell'alimentazione ne parlerà la dottoressa Loisio. Io ho condiviso questa slide solo per condividere i termini, per capire di cosa stiamo parlando. I disturbi alimentari, come ad esempio l'anoressia nervosa o la bulimia nervosa, consistono in disfunzioni del comportamento alimentare e comportamenti finalizzati al controllo del peso e della forma del corpo. Sono comportamenti che ovviamente possono danneggiare sia la salute fisica che il funzionamento psicologico, nonché sociale, di chi purtroppo esperisce disturbi del genere. Ho riportato questa slide perché se noi ci pensiamo, il cibo ha da sempre un posto di interesse nella nostra quotidianità, ma anche a livello culturale. Noi abbiamo associato il cibo a contesti sociali di diversa natura. Per quanto riguarda la nostra cultura, ad esempio, noi offriamo il cibo agli ospiti, lo condividiamo con loro in occasioni di festività. Altri paesi, possono offrire del cibo anche in, eventi tipo funerali, o ci sono altre religioni che, ad esempio, consigliano un digiuno appunto per rispettare determinati precetti. Quindi si è creata una sorta di associazione tra il cibo ed evento sociale o evento emotivo che nulla ha a che fare fondamentalmente con la fame. E oltre a questo, a questo punto di riferimento che vi ho appena descritto, c'è anche da dire che ci sono i cosiddetti comfort food, delle quali poi vi parlerà più in particolare la dottoressa Trombatore. Io l'ho solamente nominati. I comfort food sono quei cibi molto, magari con un gusto particolare, con una consistenza particolare. Mi viene da pensare molto banalmente al cioccolato, alle patatine, che comunque, ci aiutano a gestire appunto le situazioni difficili proprio per queste loro caratteristiche. È come se in qualche modo ci dessero una sensazione di benessere quasi, quasi immediata. Proprio per quanto ho appena esposto, è fondamentale fare una distinzione tra quella che è fame fisica e fame emotiva. La fame fisica è quella che noi proviamo quando sperimentiamo un deficit di energia, quindi quando il nostro fisico fondamentalmente ci richiede di essere nutrito, quindi ci richiede di introdurre carboidrati, proteine. La fame fisica è quella fame accompagnata anche da un certo risvolto fisiologico, non lo so, mi brontola lo stomaco o magari ho quella sensazione di vertigine, di debolezza. Per
Per quanto riguarda la fase emotiva, invece, è una fame che noi proviamo per lo più in relazione ad emozioni che noi reputiamo sgradevoli. Io ne ho riportate alcune, la rabbia, l'ansia, la tristezza, la paura. Quindi è una fame che non è legata ad un deficit di energia o un deficit legato all'alimentazione. Qui ho riportato schematicamente quelle che sono le caratteristiche principali, appunto per fare un po' di chiarezza. La fame emotiva è una fame che arriva all'improvviso, generalmente appunto dopo un'emozione sgradevole, ma molti di noi fanno fatica a riconoscere l'emozione in maniera così immediata. La fame fisica invece è una fame che arriva gradualmente. La fame emotiva richiede una soddisfazione immediata, quindi ho il cibo, il mio comfort food di riferimento e lo attacco in qualche modo. La fame fisica invece può essere gestita, può aspettare. La fame emotiva richiede appunto particolari cibi definiti comfort food, quindi con un particolare gusto, come dicevo prima. Al contrario della fame fisica, invece può essere soddisfatta da diverse tipologie di alimenti. La fame emotiva non si soddisfa anche quando ci si sente pieni fisicamente, perché fondamentalmente con il comfort food o comunque con questo tipo di comportamento alimentare io vado a riempire non un vuoto fisico, non la pancia che mi brontola, ma vado a riempire, passatemi il termine, il mio vuoto emotivo, la sensazione sgradevole che ho in seguito a quell'emozione. La fame fisica invece si esaurisce nel momento in cui ho la sensazione di pienezza, quindi sono soddisfatto. La fame emotiva, in seguito alla fame emotiva, quindi alla mia azione di cercare di sopperire alla fame emotiva mangiando determinati cibi, determinati tipi di cibi, spesso compare senso di colpa, vergogna, sensazione di sconfitta, sensazione di aver perso il controllo, al contrario della fame fisica che invece non è accompagnata da tali emozioni. Nella fame emotiva, quindi riassumendo, il cibo viene utilizzato allo scopo di sentirci meglio. Il fatto negativo è che spesso questo atteggiamento viene messo in moto in maniera magari inconsapevole, in maniera automatica. Ho un'esigenza, uno stimolo, cerco di soddisfarlo. Appunto, è quello il meccanismo che c'è dietro. Il fatto è che dopo aver mangiato inizio a sperimentare sensazioni, emozioni negative come appunto il senso di colpa o la vergogna. E per di più l'emozione sgradevole che mi ha spinto a mangiare non l'ho risolta. Quindi in un modo o nell'altro tendo a peggiorare la situazione. Questo è un po' il circolo vizioso, diciamo, della fame emotiva. Quindi c'è un'emozione negativa, un'emozione sgradevole che noi sperimentiamo. C'è un bisogno di conforto. Generalmente posso gestirlo attraverso l'impulso di mangiare qualcosa. Ho una temporanea sensazione di benessere, di conforto, di gratificazione, ma subito dopo parte il senso di vergogna, il senso di colpa e quindi mi vado ad alimentare nuovamente l'emozione negativa che ha scatenato tutto il circolo. Quindi fondamentalmente non è una soluzione funzionale, se non altro a lungo termine non è assolutamente funzionale. Può capitare a tutti noi di sopperire a un momento di stress, magari con, non lo so, una barretta di cioccolato, ma se è un comportamento limitato nel tempo a una particolare situazione, è un conto. Se è un comportamento che si protrae per lunghi periodi, come dicevamo prima, può essere la base per un disturbo, alimentare. Parlando un po' appunto dei protagonisti di questo circolo, ossia le emozioni e il cibo, ci viene quasi. Ci viene facilmente da pensare che quella che viene a saltare, quella che viene a mancare, è una corretta regolazione emotiva. Quindi io non riesco più a regolare in maniera adattiva le mie emozioni. Quindi è ovvio che alla base della fame, dell'alimentazione, ci sono tutta una serie di fattori, che sono fattori genetici, che sono fattori biologici, ma ovviamente questi si vanno ad intersecare con i fattori ambientali, con le circostanze ambientali. E il cibo non dovrebbe diventare un modo per risolvere il mio problema.
mio problema, ossia un problema creato dalle emozioni che io reputo sgradevoli e che non riesco a gestire in maniera diversa. Le emozioni, se noi ci pensiamo, in realtà sono fondamentali, sono utili, sono adattive, perché sono quelle che ci aiutano a comprendere l'ambiente esterno, a capire come reagire, ok? Ci rendono appunto efficaci nell'ambiente e nel contesto in cui ci troviamo. Tuttavia possono diventare problematiche nel momento in cui eccedono, magari eccedono per durata, eccedono per intensità o si manifestano in maniera inadeguata e quindi magari diventano socialmente poco accettabili. Ed è in questo caso che la regolazione emotiva viene a saltare. Il processo di regolazione emotiva, che cos'è? Leggo testualmente, è l'insieme di processi automatici che riguardano l'attivazione, il mantenimento e la modulazione delle proprie esperienze emotive al fine di rispondere alle richieste ambientali. Quindi il processo di regolazione emotiva è fondamentale. Un corretto processo di regolazione emotiva è fondamentale per una corretta gestione delle mie emozioni. Se noi ci pensiamo bene e proviamo a pensare un po' come funziona questo processo, capiamo anche che è un processo che si associa alla capacità di generare nuovi stati emotivi. Okay? Quindi dovrò essere in grado di capire cosa sto provando e quasi di elaborarlo. Ok? Al fine di creare uno stato emotivo o comunque un'emozione più adatta, ad esempio, ad un certo contesto sociale. Controllare gli impulsi, i comportamenti impulsivi. Quindi, se io proverò una forte rabbia, dovrò essere in grado di comprendere cosa sto provando e di regolarla. Non è socialmente accettabile, ad esempio, il fatto che io, non lo so, possa menare a qualcuno, possa distruggere qualcosa perché provo una rabbia troppo intensa. Dovrei essere in grado di rispondere alle richieste ambientali con diverse strategie di coping o comunque strategie socialmente accettabili. Quindi la compromissione del processo di regolazione emotiva è associata in generale al rischio di soffrire di patologie mentali e, come ho già detto diverse volte, può porre le basi per lo sviluppo dei disturbi alimentari. Perché? Perché porta all'attivazione dei comportamenti disregolati di cui abbiamo parlato, comportamenti per il quale il cibo assume un ruolo importante, ma è un ruolo di quasi anestetico. No, mi anestetizza, mi allontana da quelli che sono i miei vissuti emotivi. Come dicevo, io ne ho riportati alcuni perché sono quelli più facilmente riconoscibili e quelli che vengono più spesso riportati. Parlo della paura, della rabbia, della tristezza, sono tutte emozioni. Ad esempio, la paura è un'emozione primaria, è quella che ci fa capire di essere in pericolo. Quella che prepara il nostro fisico a reagire ad una situazione, no? La famosa reazione attacco-fuga, ci fa capire di essere in una situazione di emergenza, quindi può essere anche sgradevole perché posso non essere in grado di gestirla o di riconoscerla. Così come la rabbia è quella che è l'istinto a difendersi quando, ad esempio, un nostro limite viene violato, quando noi sperimentiamo di essere vulnerabili. Poi c'è la tristezza, che al contrario è quell'emozione per la quale che noi sperimentiamo quando, ad esempio, il nostro scopo non viene raggiunto, è quando sperimentiamo una mancanza. E poi c'è l'ansia. L'ansia può essere in realtà un'emozione adattiva, perché comunque è quella che ci fa un po' da motore quando dobbiamo superare, ad esempio, una prova o un esame. È ovvio che un livello di ansia troppo elevato, come dicevamo prima, è disfunzionale perché non ci permette di agire in maniera corretta, non ci dà lucidità. E poi, vabbè, ho riportato qui alcuni meccanismi cognitivi dell'ansia, come la catastrofizzazione, l'intolleranza all'incertezza, il bisogno di controllo. Sono tutti meccanismi che alimentano l'ansia, alimentano il nostro stato di,
di malessere, perché fondamentalmente ci portano a fare previsioni del futuro o comunque sperimentare una situazione di vulnerabilità, nel senso di non avere il controllo sulle cose, di non riuscire a gestire quello che ci capita. E tutti coloro che cercano di gestire queste emozioni, ma magari anche altre che io non ho nominato, tutti coloro che cercano di gestirle con il cibo, quindi esercitando un controllo sull'alimentazione, sono coloro che vengono definiti come emotional eaters. Quindi cerco di gestire la mia alimentazione per regolare gli stati emotivi, quindi o per inibirli o per evitarli, per sopprimerli, ok? Per gestirli in qualche modo, per allontanarli. In quest'ultima slide ho voluto riportare quelle che sono le due vie d'ingresso ai disturbi alimentari, che anticipano un po' il discorso della dottoressa Loisio. Fondamentalmente, chi soffre di un disturbo alimentare ha due nuclei di vulnerabilità, nel senso cerca di gestire l'ambiente, gli eventi circostanti, o credendo di avere una necessità di controllare tutti i vari aspetti della vita. Ovviamente è difficile avere il controllo su qualsiasi cosa ci accade, sulle persone che ci circondano, sul lavoro, sulla scuola, sugli amici. E sperimentando questo senso di impotenza, io cosa faccio? Cerco di controllarlo, di avere un senso di controllo quantomeno sull'alimentazione. Quindi la necessità di controllare vari aspetti della vita mi porta ad avere un'eccessiva valutazione del controllo dell'alimentazione, ad esempio attraverso la dieta ferrea. Un altro meccanismo che porta potenzialmente allo sviluppo dei disturbi alimentari, io ho riportato un esempio che è quello dell'interiorizzazione dell'ideale di magrezza. Ossia, anche in questo caso, io magari inizio a valutare me stessa, la mia efficacia, la mia capacità, la mia competenza, il mio essere, magari solo se raggiungo un certo standard fisico. Quindi io valuto me stessa solo attraverso il mio fisico, quindi non lo so se ho determinate caratteristiche, sono magra e via dicendo. Questo ovviamente mi porta a un'eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo, che io ovviamente raggiungerò attraverso l'applicazione di una dieta ferrea, anche in questo caso. Entrambe le vie di accesso ai disturbi alimentari mi portano a sviluppare una serie di pensieri e preoccupazioni, sia per l'alimentazione che per la forma del mio corpo. Queste preoccupazioni, che, come ho già detto prima, possono essere, se gestite e mantenute in maniera, dei problemi, ma se io non riesco a risolvere o comunque mi portano a rincorrere degli obiettivi non oggettivi, è come se io rimanessi bloccata in una sorta di stato mentale che mi porta a vivere determinate conseguenze, ad esempio a filtrare gli stimoli in modo ristretto. Quindi se io voglio essere magra perché in questo modo penso che gli altri mi ammirino di più, io noterò solamente le donne magre, quindi noterò solo quelle con un certo standard. Un'altra conseguenza è quella di associare le emozioni negative alla capacità di controllare l'alimentazione. Quindi se io sgarro un giorno perché mangio un cibo che non avevo programmato, appunto svilupperò senso di colpa, paura. E infine un'altra conseguenza è quella che mi porta ad adottare comportamenti particolari che possono spaziare dalla dieta ferrea o alle buffate. E è finita la mia parte introduttiva, adesso passo la parola alla dottoressa Aloisio. Ok, grazie Alessandra. Adesso io condividerò il schermo un attimo soltanto.
secondi soltanto che sto facendo rallentamento per concludere. Ok. Allora, buonasera a tutti. Adesso andiamo a vedere, quindi subito dopo la presentazione della dottoressa Curtacci, quali sono i disturbi del comportamento alimentare che possono essere appunto provocati anche da una cattiva regolazione emotiva. Quindi, come ha detto la dottoressa, i processi di regolazione delle emozioni sono appunto tre fattori che hanno un ruolo importante nel generare una distorsione dell'alimentazione, quindi del comportamento alimentare. E quindi una cattiva gestione dell'alimentazione può appunto essere considerata proprio come un esordio di un disturbo alimentare. Ma che cosa sono questi disturbi? Nel manuale diagnostico e statistico, nell'ultima versione, troviamo appunto questa definizione, cioè che sono disturbi definiti proprio della nutrizione e dell'alimentazione, caratterizzati da un disturbo persistente nell'ambito appunto della sfera alimentare, che vanno a determinare un alterato consumo e assorbimento di cibo e che quindi vanno a danneggiare in maniera significativa la salute non solo fisica, come poi vedremo, ma anche il funzionamento psicosociale della persona. Manuale troviamo quindi i seguenti disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Sono tanti, sicuramente diciamo quelli più comuni che quasi tutti di cui appunto sentiamo parlare, sono l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa, il disturbo da binge-eating. Poi sono presenti anche il disturbo pica, il disturbo di ruminazione, il disturbo evitante restrittivo dell'assunzione di cibo e poi disturbi della nutrizione o alimentazione con specificazione o senza specificazione. Oggi in maniera molto così veloce andremo a vedere, vi parlerò in particolar modo dei primi tre in maniera molto sintetica, poi ci sarà occasione in un prossimo webinar di parlare in maniera più approfondita. Sicuramente le principali categorie diagnostiche quindi sono l'anoressia nervosa, caratterizzata proprio da una restrizione dietetica che viene effettuata in una modalità persistente, rigida ed estrema. Quindi questa dieta che il paziente segue, questa restrizione dietetica porta ad un basso peso, ad un'eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo che sono, come poi vedremo, il nucleo fondamentale di questi disturbi e un disturbo, quello dell'anoressia, che riguarda principalmente gli adolescenti. La bulimia nervosa cioè, è caratterizzata sempre da una restrizione dietetica di tipo persistente, rigido ed estremo, ma si caratterizza anche da episodi di abbuffate ricorrenti che sono seguiti da comportamenti di compenso. Allora, i comportamenti di compenso sono tutti quei comportamenti che la persona mette in atto per evitare di prendere peso. E sono ad esempio il fondo autoindotto oppure l'uso di lassativi diuretici. Nel caso della bulimia, le persone che sono affette non sono sottopeso, c'è anche però qui un nucleo di fondo, un nucleo fondamentale, quindi che è poi l'innesco molto spesso appunto di questi disturbi, cioè un'eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo. Il disturbo da binge eating è in qualche modo simile a quello che abbiamo detto precedentemente, ma in questo caso gli episodi di abbuffate non sono seguiti da comportamenti di compenso. Vado più velocemente dicendo poi, andando a vedere quelle che sono le caratteristiche epidemiologiche di questi disturbi, cioè come si distribuiscono nella popolazione. Quello che possiamo vedere è che viene riportato in letteratura è che questi disturbi hanno un decorso particolare, cioè proprio una migrazione diagnostica tra un disturbo e l'altro, cioè molto spesso la persona inizia con un
disturbo di anoressico, quindi con l'anoressia, e poi per poi passare ad un disturbo di tipo bulimico o ad un binge eating o viceversa, quindi c'è proprio un passaggio all'interno di questi disturbi, una migrazione diagnostica all'interno dei disturbi proprio in generale della nutrizione e dell'alimentazione. Questi disturbi in che modo si distribuiscono? Allora, sicuramente se andiamo a vedere i principali, quindi l'anoressia e la bulimia, vediamo che riguardano principalmente le società occidentali. Sono disturbi che colpiscono maggiormente il genere femminile, e l'età è quasi sempre, diciamo, nell'adolescenza o comunque nei giovani adulti. Principalmente riguardano entrambi persone di razza bianca, mentre per quanto riguarda la classe sociale, vediamo che l'anoressia nervosa c'è una maggiore prevalenza nelle classi sociali elevate, mentre nella bulimia, per la bulimia è più distribuita in maniera equa in tutte le classi sociali. Nella letteratura non è ancora ben chiaro quali possono essere le cause di questi disturbi, perché diciamo che non sono conosciute. Sicuramente possiamo ipotizzare che alla base di questi disturbi ci siano interazioni di diversi fattori, fattori di rischio sia genetici che ambientali. Andiamo a vedere quali sono i fattori di rischio principali che possono appunto portare maggiormente quindi a questo tipo di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Sicuramente abbiamo detto colpiscono maggiormente le donne. Per quale motivo? Perché le donne sappiamo che si mettono a dieta più frequentemente degli uomini, quindi subiscono una maggiore pressione sociale nell'essere magre, nel seguire dei canoni di bellezza e di magrezza, sono più portate quindi rispetto agli uomini a basare il proprio valore su quelle che sono le forme del corpo. In più, questo è un altro fattore di rischio, sicuramente essere no, in un periodo di vita che è quello dell'adolescenza, che perché è un periodo in cui la persona è molto più suscettibile a creare una propria identità in base alla forma del proprio corpo, e quindi l'adolescente tende a giudicare il proprio valore in termini di forma del corpo. Quindi sono magro rispetto dei canoni estetici, per cui io valgo se rispetto questi canoni. E poi, vabbè, durante l'adolescenza sappiamo come ci possono essere dei fattori stressanti che possono minacciare il senso di autocontrollo, degli eventi scatenanti che possono in qualche modo innescare una reazione emotiva che poi va a ripercuotersi nella sfera quindi dell'alimentazione. Vivere in una società occidentale, abbiamo detto, quindi è un altro fattore di rischio importante nel generare, quindi nel portare a questi disturbi. Esistono poi dei fattori di rischio individuali, quindi sia condizioni che possono essere presenti già nei familiari, quindi il fatto che ci siano altre persone in famiglia ad avere un disturbo della nutrizione oppure un disturbo depressivo. Si è visto infatti che c'è una forte comorbilità tra i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e la depressione, oppure l'alcolismo, dei tratti di personalità, come per esempio il perfezionismo, oppure una bassa autostima, un'intolleranza alle emozioni. Possiamo vedere come altre caratteristiche poi individuali possono essere dei fattori di rischio, quali per esempio l'obesità, problemi alimentari e digestivi nella prima infanzia, oppure avere come ha detto anche la dottoressa Curtacci, essere molto preoccupati per il peso e la forma del corpo, o come detto prima, dei tratti di personalità, quindi una bassa autostima, essere perfezionisti, e essere intolleranti alle emozioni. Quindi il discorso affrontato precedentemente su quanto sia importante
importante regolare le proprie emozioni perché, e soprattutto tollerare le emozioni considerate negative. Quindi tutto questo che cosa ci porta a dire? Ci porta appunto a sottolineare quanto in realtà non sembra esserci alla base di questi disturbi una singola causa. Ci sono sicuramente diversi fattori causali potenziali, quindi caratteristiche individuali, caratteristiche comunque familiari, quindi personalità, disturbi presenti nella famiglia, fattori sociali, il genere, quindi abbiamo detto maggiormente le donne piuttosto che gli uomini, e quindi caratteristiche poi di personalità e altri fattori appunto che possiamo vedere qui elencati. Quindi questi disturbi appunto portano a delle complicazioni in diverse aree della vita delle persone che ne sono affette. Quindi le conseguenze sono sicuramente gravi, sia perché vanno a danneggiare il funzionamento psicologico della persona, quindi sicuramente la persona affetta da questi disturbi può avere disturbi, può soffrire quindi anche di disturbi di ansia, di irritabilità, di problemi appunto nella gestione della rabbia, sbalzi di umore, forme anche di depressione, di demoralizzazione. E poi è importante quindi sottolineare quanto una cattiva gestione dell'alimentazione e quindi delle conseguenze quindi, che può portare, può diciamo, generare delle complicazioni anche a livello interpersonale e nella sfera poi scolastica lavorativa. Questo cosa significa? Significa che la persona infatti che è affetta da questi disturbi tende poi a trascurare la sfera personale, le amicizie, perché persegue il controllo del peso, si tende ad isolarsi a livello sociale, a perseguire attività solitarie che richiedono il consumo di energie, quindi va a ridurre notevolmente i propri interessi personali. A livello poi scolastico, lavorativo, anche qui c'è appunto un danneggiamento di quest'altra sfera, perché comunque la persona tenderà ad organizzare la propria giornata secondo dei rituali precisi e stereotipati e tenderà ad avere difficoltà a concentrarsi, quindi a livello anche cognitivo tenderà ad avere difficoltà di attenzione, di comprensione e di memoria. E quindi tutto questo poi comporterà delle conseguenze, quindi proprio a cascata, sulla propria efficacia nell'ambito scolastico, lavorativo e lavorativo. E poi ovviamente, come possiamo immaginare, questi disturbi vanno a creare delle complicanze anche a livello fisico, quindi complicanze mediche, che vanno a riguardare diversi organi, a livello elettrolitico, cardiaco, a livello endocrino, orale, gastrointestinale, sui reni, polmoni, a livello neurologico, sicuramente saranno compromessi anche le ossa, a livello cutaneo. Quindi sicuramente possiamo vedere come questi disturbi hanno sicuramente una ripercussione veramente a tutto tondo, cioè dalla sfera psicologica, personale, interpersonale, lavorativa e poi ovviamente soprattutto anche fisica. Come vengono affrontati questi disturbi? In maniera quindi molto, andiamo a fare un discorso veloce su quello che è il trattamento. Sicuramente il trattamento farmacologico viene seguito nei casi di bulimia nervosa e di binge eating, utilizzando dei farmaci di tipo antidepressivo che hanno un effetto a breve termine sulla frequenza delle abbuffate, mentre per quanto riguarda l'anoressia nervosa in letteratura non presenta nessun tipo di trattamento farmacologico, non viene riportato nessun tipo di trattamento farmacologico. A livello invece psicoterapeutico possiamo invece nominare quella che è la terapia per eccellenza, quindi quella basata su delle evidenze scientifiche, che è una terapia cognitivo-comportamentale.
nominata proprio definita CBT-E, e da enhanced, cioè migliorata, quindi una CBT migliorata basata su una teoria transdiagnostica. Cosa significano tutti questi termini? Allora, in maniera molto semplice, è una terapia di tipo cognitivo-comportamentale, quindi va ad analizzare principalmente i pensieri e i comportamenti che sono implicati nei disturbi dell'alimentazione, ma è di tipo, segue la teoria transdiagnostica, cioè significa che la teoria che ne sta alla base e quindi la terapia si applica a tutte le forme dei disturbi di alimentazione. Non c'è una terapia che funziona con l'anoressia, una con la bulimia, una con la bica o disturbo di ruminazione e così via. È applicabile con delle piccole modifiche a tutti i disturbi, ma questa terapia si basa sostiene che l'eccessiva valutazione del peso, della forma del corpo e del controllo dell'alimentazione sia il problema psicologico centrale di questi disturbi. Quindi questo nucleo va affrontato in primis e quindi soprattutto va a affrontare i meccanismi di mantenimento di questi disturbi. Quindi abbiamo nominato il nucleo fondamentale di questi disturbi, che è l'eccessiva valutazione del peso, della forma del corpo e del controllo dell'alimentazione. Come possiamo vedere da questo slide, si evidenzia come c'è una differenza di autovalutazione da una persona affetta da questi disturbi rispetto ad una persona che non è affetta da questo disturbo. Quindi se io per esempio mi vado a valutare me stessa, io mi valuto su molte aree, sul peso, sulla forma del corpo, su come sono a livello estetico, ma mi valuterò anche su come sono a livello in famiglia, come sono a scuola, come vado per esempio, come sono efficace al lavoro, come sono efficace nelle relazioni interpersonali e così via. Quindi su questo diagramma a torta vado a riempire i vari spicchi con tutte le mie aree in cui io mi vado a valutare, mentre una persona affetta da un disturbo dell'alimentazione si valuta in maniera esclusiva sulla forma del corpo e su come sono capace a controllare l'alimentazione, come controllo quindi il modo in cui io vado a come mangio. E quindi questo sistema di valutazione, come possiamo immaginare, è disfunzionale. Per quale motivo? Perché se io valuto me stessa solamente in questo dominio, quindi quello che riguarda il peso, forma e alimentazione, se io fallisco in quello, io sono un fallimento in tutto, nel senso che ho solamente quel tipo di, ho solamente quel dominio in cui io mi valuto. Nel dominio del peso e della forma del corpo non si riesce mai ad avere un reale successo, perché non si è mai abbastanza magri, non si riesce mai ad essere abbastanza perfetti a livello fisico, non si raggiunge mai una fine, ma si alza sempre l'asticella. E poi inoltre focalizzarsi solamente su questo dominio va a compromettere tutte le altre aree di vita. Quindi la terapia cognitivo-comportamentale che applichiamo è una terapia che va ad affrontare questo nucleo, quindi questa eccessiva valutazione del peso, forma del corpo e controllo dell'alimentazione. E quindi il trattamento, quindi per eccellenza più efficace, va ad affrontare i meccanismi di mantenimento di questi disturbi. Punti chiave di questa terapia sono che è appunto una terapia migliorata, abbiamo detto si basa su una teoria transdiagnostica, è cucita su misura per il singolo paziente, quindi si fa appunto attraverso delle strategie, delle tecniche, andando ad adattarla al paziente che si ha di fronte, seguendo ovviamente dei passi fondamentali, degli step fondamentali. Ed è una terapia flessibile, quindi affronta la psicopatologia individuale del paziente. In questo caso poi
ne esistono di due tipi, in questo caso focalizzata ed allargata, in base al paziente che abbiamo di fronte e in base alla patologia, insomma, ai processi che la mantengono e ai cambiamenti che vogliamo ottenere. Il terapeuta che segue un tipo di approccio cognitivo-comportamentale è un terapeuta attivo, empatico, che lavora in modo collaborativo con il paziente e tende a mantenere il paziente sempre ingaggiato. In questo caso, con i pazienti con disturbi dell'alimentazione, è importante tenerli sempre ingaggiati alla terapia per evitare proprio le interruzioni del trattamento. Quindi l'obiettivo principale della terapia cognitivo-comportamentale con questi pazienti è quello di andare a rimuovere la psicopatologia che c'è dietro al disturbo. Quindi bisogna affrontare il modo disturbato di mangiare, i comportamenti di controllo del peso e andare ad affrontare le preoccupazioni per l'alimentazione, la forma del corpo e il peso. È importante assicurarsi sempre con questi pazienti che i cambiamenti siano duraturi, quindi che una volta terminata la terapia non ci siano passi indietro, ma quindi si continui a mantenere quindi il successo, comunque il cambiamento che si è ottenuto in terapia. Io adesso ho terminato e lascio la parola alla dottoressa Zombatore, che affronterà quindi l'aspetto nutrizionale. Allora, adesso condividerò con voi le mie slide. Esce la linea. No. Non ti compare condividere? Aspetta che provo direttamente dall'email a recuperare le slide. Se vuoi le condivido io e te le faccio scorrere io, se preferisci. Sì, penso che però dovrebbero essere queste. No. Ok. E se puoi, sì, Alessandra, grazie. Ok. No, continuo ad aprire questo.
Si vedono? Sì. Ok. Ok. Quindi, alla luce di quanto detto dalle mie colleghe, andiamo a vedere adesso la relazione esistente tra il cibo e le emozioni e perché queste ultime spesso vanno ad impattare negativamente le nostre scelte alimentari. Innanzitutto, l'alimentazione sana è alla base dell'equilibrio mentale e fisico della persona stessa. Infatti, dagli alimenti ricaviamo tutto ciò che è necessario per vivere, quindi zuccheri, proteine e grassi non sono solo fonte di energia, ma ovviamente anche materiale necessario per la crescita e la riparazione dei tessuti e quant'altro. Ovviamente alla base di un'alimentazione sana e quindi della piramide alimentare mediterranea c'è sicuramente l'aspetto emozionale legato al cibo, quindi il concetto di convivialità. A volte però questa delicata linea di separazione fra cibo ed emozioni si altera e appunto si svalica nell'eccessiva alimentazione in maniera smodata e in maniera molto spesso negativa. Ok, grazie. No. Ovviamente, come detto già precedentemente da Alessandra, abbiamo due forme diverse di fame, ovvero quella corporea, quindi richiesta necessariamente fisiologicamente dall'organismo, e quella emotiva, che si ha in presenza di particolari stati emotivi, quali ansia, stress, rabbia. In questi casi ovviamente il cibo va a sostituire il tipico farmaco che si prende quando siamo malati o quando abbiamo appunto delle problematiche e in questo modo si viene a placare l'emozione sgradevole ottenendo negativamente la gratificazione a quanto sia avvenuto durante la giornata o un delicato periodo che stiamo affrontando. Ovviamente mangiare non è una delle soluzioni più facili per procurarci delle emozioni positive. Infatti, questo approccio inappropriato con il cibo può pericolosamente sfociare in un aumento di peso che a sua volta può generare sia un senso di colpa e sia ovviamente la rinuncia a cercare delle forme di gratificazione. Quindi le emozioni sgradevoli, negative che insorgono finiscono a loro volta a rafforzare questo stimolo di mangiare, entrando in un circolo vizioso che ovviamente non ci porterà a nulla. E, una domanda molto frequente che mi viene posta è ovviamente il motivo per il quale durante questi cali, questi crolli emotivi si va a finire sempre su cibi quali possono essere carboidrati o dolci, sostanze comunque zuccherine. Ovviamente c'è un motivo dietro a tutto ciò e dietro a questa richiesta del nostro organismo. Il motivo è molto semplice, ovvero queste sostanze, questi alimenti vanno a stimolare la produzione di serotonina. La serotonina altro non è se non un neurotrasmettitore prodotto dal sistema nervoso, che è anche conosciuto come ormone della felicità. Questo perché? Perché all'interno del nostro complesso organismo si va a creare un circuito determinato dall'assunzione dei carboidrati o dolci che determinano un indice glicemico. Questo porta ovviamente ad aumento della glicemia e secrezione di insulina. Di pari passo all'aumento di insulina nel nostro corpo aumenta anche la serotonina, ovvero l'ormone che va ad attivare il circuito della ricompensa e quindi del senso di appagatezza che determina il nostro stato di benessere. Come detto precedentemente, ci sono dei comfort food,
ovvero questi cibi che riescono a placare le nostre carenze, le nostre mancanze, i nostri istinti negativi, che possono riguardare periodi della vita, ma anche semplici giornate andate male al lavoro piuttosto che all'università. E questi cibi possono essere sostanzialmente raggruppati in quattro categorie, la prima delle quali è ovviamente quella dei dolci. La scelta sulla quale andiamo noi a fossilizzarci, quindi gli alimenti che noi scegliamo per placare le nostre emozioni, è sintomo del nostro stato interiore. Quindi se noi richiediamo dolci, è ovviamente perché l'eccesso di zucchero all'interno del nostro corpo, che quindi andiamo ad introdurre, va a determinare va a colmare la sensazione di sentirci soli, di non sentirci ovviamente amati, e questo però determina anche uno squilibrio dei livelli interni di glucosa e insulina, dei quali abbiamo parlato prima, che rende ancora più difficile uscire da questo circolo vizioso. Quindi noi andremo sempre a richiedere, a ricercare queste sostanze dolci, quali appunto cioccolato, ma anche caramelle, torte fatte in casa al momento e quant'altro. Abbiamo poi i cibi salati, quindi le patatine, snack di vario tipo. E questa scelta, cioè la scelta dei cibi salati, è alquanto bizzarra, in quanto il sale nel nostro corpo va a richiamare acqua. E quando mangiamo quindi cibi salati, introduciamo più acqua e ciò promuove un movimento e un flusso nel nostro corpo. Il desiderio di cibi salati può andare quindi a simboleggiare che abbiamo bisogno di relax e di farci trasportare dalle circostanze della vita. Ovviamente eccedere con il sale porta a pressione alta e quindi alla sensazione opposta del sentirsi rilassati, proprio perché questo va a generare uno stress e il senso di oppressione. Un altro cibo ricercato è caffè, tè e bevande come la Coca-Cola. Questo perché le ricerchiamo nel momento in cui ci sentiamo stanchi o semplicemente per staccare dalla monotonia e dal lavoro, dallo studio che abbiamo durante le nostre giornate. C'è da dire però che anche troppa caffeina può portare a degli effetti collaterali che determinano appunto ansia, nervosismo e incapacità di gestire lo stress. E infine, come ultima categoria di cibi, abbiamo i cibi croccanti. Quando sostanzialmente ci sentiamo un po' arrabbiati, frustrati, andiamo ad attingere a questi cibi croccanti. Questo perché andiamo a masticare e a sfogare in questo senso le nostre emozioni negative. Nel momento in cui c'è questa fame emotiva, può essere ovviamente controllata in vari modi. Alcune delle soluzioni possono essere, per esempio, quella di scrivere un diario alimentare, quindi scrivere ciò che si mangia, quanto e in quante quantità, proprio per farci rendere conto della situazione alla quale stiamo andando incontro. Oppure imparare ad ascoltare il nostro stomaco. Dobbiamo percepire il nostro stomaco come un palloncino e quindi riuscire a capire se è vuoto, se è pieno, ma soprattutto a capire se questa fame è data da un vuoto emotivo o se effettivamente è fame fisiologica. Un altro modo per poter controllare questa fame emotiva è sicuramente imparare a distinguere la fame fisica da quella emotiva, quindi capire il livello di sazietà
tramite segnali fisiologici che molto spesso non ascoltiamo, ma sono preziosi indicatori che ci guidano a rapportarci in modo equilibrato. Un'altra modalità è ovviamente domare il nostro stress tramite l'attività fisica, uscendo a fare appunto una passeggiata, meditazione, yoga, di combattere la noia, perché tante volte si mangia per noia ovviamente, quindi piuttosto che attingere subito a fonti di cibo, magari chiamiamo un amico, guardiamo un film, portiamo a spasso il nostro animale domestico e non da ultima andare ad eliminare le tentazioni. Quindi non comprare cibi poco salutari, non tenere in casa fonti di tentazioni in modo tale da evitare alla base, all'origine, il problema. Ovviamente ci possono essere anche altri modi per andare ad eliminare questa fame emotiva. Quali? Chiedere aiuto, perché no? Ovviamente da soli non riusciamo a gestire sempre tutto. Chiedere aiuto ad un parente, ad un amico, può facilitare sia nel parlare del problema che ci affligge, sia nel sentirci coccolati e compresi. Altra cosa molto importante è non punirci, non essere troppo severi con noi stessi, lasciar sì che l'errore commesso non vada ad intaccare la nostra parte psicologica. Quindi questa eccessiva severità nei nostri confronti potrebbe portare ad un aumento del desiderio di cibo, proprio per provare a pacatezza. E infine concentrarci sui cambiamenti positivi riguardanti le nostre abitudini alimentari. Quindi nel momento in cui riusciamo a seguire un adeguato piano alimentare, possiamo anche concederci quel qualcosina in più, ovvero quello sgarro che non potrà fare altro che apportare effetti positivi alla nostra alimentazione e al nostro umore. Ovviamente la cosa più importante alla luce di tutto quanto detto in questo webinar è ovviamente la cooperazione tra le due figure, ovvero la figura del nutrizionista e dello psicoterapeuta, in quanto questa cooperazione non può far altro che andare ad aiutare a scoprire se il rapporto conflittuale con il cibo è dato da una semplice carenza momentanea e quindi può essere risolta molto tranquillamente anche parlandone, oppure se ha un vero e proprio disturbo che deve essere affrontato con un professionista. E, quindi una volta appurato tramite queste piccole accortezze che ho detto precedentemente, riuscire a capire se non si riesce ugualmente a controllare la fame emotiva e se non si riesce a percepire definitivamente se la fame è una fame fisiologica o emotiva, è appunto il caso di rivolgersi ad una figura professionista. Bene. La dottoressa Rombatore è stata molto esaustiva e ha chiuso un pochino il discorso aperto da me e dalla dottoressa Aloisio. Io farò semplicemente un brevissimo cenno su ciò che facciamo nel nostro centro, il Centro Clinico di Studi Cognitivi dell'Aquila, che è appunto per quanto riguarda il trattamento dei disturbi alimentari, quindi percorsi di psicoterapia cognitivo-comportamentale, valutazioni diagnostiche e appunto l'applicazione della terapia cognitivo-comportamentale migliorata, della CBTE, di cui ha parlato appunto la dottoressa Federica. Vi presento quello che sarà il prossimo webinar, che si terrà il 3 giugno alle 18.30, che può essere considerato una sorta di prosecuzione di questo, in quanto verranno affrontati in maniera più specifica il disturbo dell'anoressia nervosa, il disturbo della bulimia nervosa e appunto alla fine, a chiusura, ci sarà il parere della nutrizionista. Infine c'è un'attività
che si sta svolgendo attualmente appunto nel nostro centro è uno screening gratuito rivolto alla popolazione dal titolo Conoscere e gestire l'ansia, colloquio con l'esperto. Quindi è un incontro nella quale si offre all'utente una valutazione diagnostica specifica e seguita da una restituzione appunto sui risultati ottenuti. Questi sono i contatti, sia la mail sia il telefono al quale poter fare riferimento per qualsiasi tipo di esigenza relative ai webinar o a esigenze personali. E noi abbiamo finito per questa sera. Siamo andati un po' là con il tempo, ma speriamo di non avervi disturbato oltre modo. Se ci sono domande, riserviamo gli ultimi 5 minuti appunto per questo. Potete scrivere tranquillamente in chat. Non so, voi volete dire altro? No, detto già tutto tu, Alessandra. Poi vabbè, risposto tu quindi sulle registrazioni le registrazioni appunto si troveranno sul sito di studi cognitivi. Sì. E potreste rimettere un secondo la slide dello screening. Eccola qui. Perfetto. Noi ringraziamo comunque chi ha partecipato, stiamo ricevendo i complimenti e ringraziamo noi chi ha partecipato al webinar. Sì, poi se ci sono comunque domande relative è possibile magari scriverle anche sulla mail che vi abbiamo indicato, così possiamo rispondere in maniera esaustiva e con calma. C'è Francesca che ha scritto: come evitare che il controllo sull'alimentazione non sfoci in un disturbo? Ad esempio tenere il diario alimentare, sì. Il diario alimentare è una delle tecniche che viene appunto utilizzata proprio per un monitoraggio dell'alimentazione, quindi viene proprio, è una delle strategie che viene utilizzata per tutta la durata della psicoterapia cognitivo comportamentale, la CBT, proprio come strategia, come aiuto dato appunto offerto al paziente per monitorare come sta mangiando, che cosa sta mangiando e le quantità. Se poi Sandra vuole aggiungere altro, altrimenti vedo se ci sono altre domande. Sì, condivido. Condivido quello che hai detto. Poi ovviamente è sempre da tenere a mente il fatto dell'intensità, della durata di ciò che si prova. Se è magari un momento perché siamo magari in un momento di particolare stress, se è un qualcosa che perdura invece da tempo e che ci ha già portato a dei riscontri fisiologici, c'è anche un'analisi di questo genere. Poi nel caso in cui c'è bisogno del confronto con uno psicoterapeuta e con il nutrizionista, allora poi si attiveranno tecniche come quella del diario o quella più specifica, insomma, per il caso. Bene, non credo ci siano altre domande. Per il momento no, ci sono molti ringraziamenti. Grazie a voi. Grazie E allora ci vediamo il 3 giugno, così potremo proseguire il nostro discorso. a voi. Sì, sarà Grazie a tutti. specifico proprio sui disturbi, quindi sui disturbi alimentari. Grazie a tutti. Buona serata. Buona serata a tutti, arrivederci. Buona serata.